Ciao ragazzi, siamo qui a un nuovo video. Qualche giorno fa, una settimana ormai è passata, ho fatto fare alla macchina un totale trattamento protettivo e di lucidatura. Fortunatamente, come dico anche nel video che adesso vi farò vedere, io non ne so niente, sono riuscito a intervistare, per modo di dire, Riccardo di Redetailing Extreme, che mi ha fatto l'intero processo, che spiega passo passo tutto quello che abbiamo dovuto fare per portare la macchina da sporco a lucidato e protetto con un coating che ci abbiamo applicato sopra. Quindi direi che bando alle ciance e guardatevi il video. Eccoci qua, il lavoro è praticamente finito. Adesso qui abbiamo Riccardo di Redetailing Extreme che mi spiega un po', perché io non ne so quasi un cazzo praticamente di sta roba, e quindi mi dice come siamo arrivati a questo risultato, che seppure tempo purtroppo, giro un attimo per farvi vedere, fa schifo. Direi che è più che apprezzabile anche con questa luce un po' piovosa. Ciao. Buongiorno a tutti. Sono Riccardo della Redetailing Extreme. Quest'oggi abbiamo realizzato il trattamento al titanium su questa Tesla. Perché viene realizzato e viene effettuato il trattamento sulle auto? Per due semplici motivi, anche 3-4, non c'è nessun problema. Ve le spiego tutte, chi ha domande li linki pure sotto al video, e noi vi daremo tutte quante le informazioni più utili e indispensabili per soddisfare le vostre esigenze. Allora, abbiamo qui la Tesla, questa mattina è arrivata, in poche parole, in condizioni normali, come si corre per strada, con una giornata piovosa, quindi tutta sporca. Abbiamo realizzato un lavaggio a secco, confronto a un lavaggio normale, viene fatto a secco per due semplici motivi. Una spesa di un lavaggio con una giornata del genere non ha neanche senso, ok? Quindi qualsiasi persona che può interessare, realizziamo lavaggio a secco sul proprio garage senza sporcare nulla, perché non lascia, non cola e non posso dire inquina la fauna, ok? Con questi prodotti a secco, e non sono nocivi, quindi qualsiasi persona che ha intenzione di lavare l'auto, ok, in una giornata piovosa, però il giorno dopo sappiamo che è una bella giornata, volete uscire, al posto di rompervi le scatole, andare su un qualsiasi distributore o al lavaggio che avete voi anche a casa, lo realizziamo noi, ok? Dopo il lavaggio, tra l'altro il lavaggio a secco ha un pro, che si usa pochissima acqua, quindi c'è anche quella parte ambientale, diciamo. Si elimina l'acqua, in poche parole, perché i detergenti sono già predisposti dentro, ok, per non graffiare l'auto, perché ha delle basi, in poche parole, come posso spiegarvi in parole brevi senza usare termini chissà, ecco, ha una particella dentro che è a base di silicone, ok, ma un silicone neutro che aiuta l'operazione nella pulizia e non graffia, ok, perché sappiamo già che qualsiasi auto sporca usando detergenti a secco che troviamo sui classici supermercati, come uno sgrassatore applicato e usato un panno in microfibra non idoneo, graffia e rovina il trasparente dell'auto. Okay. Nel mio caso specifico, in realtà i prodotti del lavaggio secco erano ecologici e non erano a base di silicone. Anche in questo caso, visto che io, come avete capito, non ne capisco niente, lascerò la parola a chi mi ha applicato direttamente il prodotto che li ha portati giù e che mi ha spiegato per filo e per segno davanti a una telecamera come funziona l'intero processo e che tipologia di prodotto mi è stato applicato. Buongiorno, allora noi effettuiamo lavaggio autocarrozzerie a secco con dei prodotti ecologici che non contengono siliconi e in pratica hanno una componente di cera di carnauba e un, come dicevo, un detergente ecologico a base vegetale. Dopo aver effettuato questo lavaggio è stata decontaminata l'auto con un tampone particolare. Cosa, okay? Decontaminazione per chi è neofate? Nessun problema. La decontaminazione viene fatta, ok, da tutti i detailer come me, perché
ogni superficie, anche dopo un lavaggio, okay, risulterà sempre con un effetto un po' ruvido, si vedrà delle imperfezioni, comunque sporco, che non viene via con i lavaggi, ok? Chi ha un'auto soprattutto bianca noterà che ci sono dei puntini gialli, giallastri o sporco di catrame, ok? Applicare la lucidatura sopra questa superficie qua comporta diverse problematiche. Roviniamo il tampone che verrà utilizzato per la lucidatura, roviniamo il supporto, ok? E inoltre si toglierà una minima parte confronto alla decontaminazione. La decontaminazione quindi viene fatta per sgrassare letteralmente l'auto, ok? Risulterà molto più liscia al tatto, ok? Non c'è da preoccuparsi se si noteranno delle allonature, perché dopo con il ciclo di lucidatura vengono eliminate. Il ciclo di lucidatura è fatto da due step con il prodotto che utilizzo io, che è nostro in poche parole, che è la VAE. VAE cosa produce? Una pasta di nuova generazione a base titanium. Questa base, in poche parole, sulla superficie che viene trattata, oltre a dare più lucentezza e meno è meno soggetta addirittura che dopo i lavaggi, ok, senza applicare il trattamento che abbiamo noi, il VAE Titanium, ok, si vedrà sempre l'auto brillante. Quindi quel ciclo nostro di lucidatura con un tampone classico di lana di nostra produzione viene applicato una pasta che è la VAE Revolution Titanium. Con il primo step si rimuove tutti i piccoli segni che ci possono essere sulla verniciatura. Secondo step viene usato un altro tampone con un'altra ondulazione, un tampone un po' più rigido, e viene utilizzato con una lucidatrice orbitale che toglie gli aloni effettuati dalla lana, okay? E ridona brillantezza e lucentezza ancora di più. Per chiudere tutto il ciclo viene sgrassata l'auto con un decontaminante di nuovo, okay, che rimuove tutta la pasta, si ricontrolla di nuovo l'auto. Una volta che viene ricontrollata l'auto, si controlla che non ci siano aloni, okay, rimasti indietro, qualche imperfezione, si applica il VAE Extreme Titanium, che come vedete adesso la lucentezza e la brillantezza dell'auto, effetto specchio, idrorepellente, protegge da raggi UV, luce della luna per le auto che purtroppo sono parcheggiate fuori tutto il giorno o anche la notte, ok? Piogge acide, può essere applicato addirittura sopra le macchine swappate e la novità anche sulle auto opache. Siamo quindi giunti alla conclusione di questo procedimento. Ci è voluta quasi una giornata perché poi anche il tempo non ha aiutato. Infatti so già che molti di voi commenteranno con: ma non potevi mettere una foto di prima e dopo? Sì, la potevo anche mettere. Il problema è che la mattina ci pioveva, poi veniva fuori un po' di sole, poi siamo dovuti entrare per esigenze tecniche di pioggia e quindi la luce cambiava tantissimo e non sono ancora un fotografo professionista e probabilmente non ci sarei riuscito comunque. In ogni caso adesso vi lascio una carrellata, non mi esprimo, vi lascio una carrellata di foto e di video che ho fatto successivamente all'applicazione del prodotto, appena è venuta fuori una giornata di sole, perché non so voi dei ragazzi, ma qui piove tipo da 3 settimane e il sole tipo bisogna adularlo come gli antichi egizi. E niente, buona visione. E allora, come vi sembra? Li ho spesi bene sti schei? Secondo me sì, io sono molto contento di come è venuta l'auto. C'è stato qualche procedimento da fare a posteriori proprio perché il tempo non ha aiutato. Però io devo dire che effettivamente
tutto il processo ne è valsa la pena farlo, e devo dire che noto tantissima differenza. Soprattutto le persone che mi hanno visto magari qualche settimana fa mi fanno tutti quanti i complimenti e dicono che la differenza è molto percettibile. E niente, io direi che con questo video, come al solito, abbiamo concluso. Se avete commenti, immagino ne avete tantissimi, lasciateli, mi raccomando, qui, non fate i timidi. Anche Riccardo di Re Detailing Extreme si è reso disponibile a rispondere eventuali domande, chiarificazioni su cose che purtroppo per motivi di regia non abbiamo potuto includere in questo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su e soprattutto iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Instagram, che è importantissimo. Stiamo cercando di pompare questo canale alternativo, per dove io pubblico foto e video di cose esterne su YouTube, dove non c'è spazio, dove non trovano spazio in questo canale. E mi raccomando, anche su Facebook lo trovate, comunque tutto nelle note della descrizione del video. E alla prossima, direi. Un saluto, ciao.